Ecco che inizia un nuovo giorno. Dovrei alzarmi dal letto, ma no, non ho voglia. Si sta così comodi qui dentro. In questo momento ci resterei per sempre. Non ho voglia di mettere neanche un dito fuori da qui. Perché dovrei mettere la faccia fuori con tutte le persone brutte e disoneste che ci sono nel mondo? Voi ve lo siete mai chiesti? Cosa devo fare oggi? Dunque, devo andare in accademia, poi torno e in serata dovrei andare in palestra. Che noia, tutti i giorni la stessa routine, eh? Sento la sua mancanza. Quando stavo con lei, ogni cosa, anche solo per un'ora, aveva un non so che di speciale. Forse perché era lei, con la sua persona, a rendere tutto speciale. Non ne ho mai parlato prima, ma quando finisce una storia d'amore durata anche un bel po' di tempo, ti rimane sempre un po' di rammarico addosso e pensi, oh, se avessi agito in maniera diversa, forse... beh, forse le cose non sarebbero andate così. Oppure sì, ma chi può dirlo? Io comunque non ho grandi rimpianti, e poi è rimasta una piccola porticina aperta. Chissà che un giorno non si possa aprire del tutto questa porta. Staremo a vedere. E vabbè, ho già pensato troppo, forse è il caso di alzarsi davvero adesso. Ho voglia di qualcosa di bello. Tendiamo quasi sempre a dimenticarci le cose belle, accidenti. Non dovremmo, me ne rendo conto. Solo che siamo così abituati a cose brutte che quando ci accade qualcosa di bello non riusciamo neanche a viverlo più. Peggio ancora quando non ce ne accorgiamo proprio, ecco. Però non lo so. Stamattina mi sono svegliato e ho la sensazione che potrebbe succedere qualcosa di nuovo oggi. Qualcosa di bello, appunto. Cosa me lo fa pensare? Non lo so. Ma beh, se resto qui non lo saprò mai. Allora dai, alziamoci. Sono pronto a sorprendermi. Vediamo cosa mi offre la vita oggi.